Certo. È importante perché questa era la scuola di Gelsomina, e perché anche la scuola non è riuscita a trattenere questo delitto. Tutti dovremmo fare la nostra parte, e quando c'è una scuola che contribuisce alla cultura e alla promozione, all'emancipazione della persona, è sempre qualcosa di bello e importante. Questa scuola l'aveva fatto, per la verità, e Gelsomina si era anche molto affidata a questa attenzione educativa. La sua scuola la vuole ricordare con lo studio, la ricerca delle cause che hanno portato a tutto questo, la ricerca delle fonti per capire sempre meglio, sempre di più come si può diventare cittadini democratici che migliorano la comunità in cui abitano. Questo premio è solo un messaggio che cerchiamo di mandare un pochino a tutti i ragazzi, per fargli capire che questo non è un problema che riguarda solo le persone che si trovano in una determinata situazione, ma è un problema che potrebbe riguardare chiunque. E quindi il nostro messaggio di legalità è cercare di dare la nostra testimonianza a queste persone per far sì che la loro scelta sia la migliore. I ragazzi della città di Napoli, quelli che sono il talento dei licei, delle scuole medie, ma anche dell'università, hanno ben chiaro che abbiamo un diritto ad una Napoli libera e civile, e che la camorra non è un qualcosa alla quale siamo destinati. Dobbiamo parlare ai ragazzi che sono forse soltanto distratti da altro, e dobbiamo parlare poi insieme, tendendo la mano, ai ragazzi che fin dalla culla vedono calpestati i propri diritti dell'adolescenza e dell'infanzia.